Fate presto, è scoppiato un incendio. In un hotel, tra la nona e la 14ª strada. Mi dico l'indirizzo. Nel 2009, uno storico hotel del sud della California si incendiò con all'interno più di 300 ospiti. 6 squadre di vigili del fuoco di Malibu risposero all'emergenza. Purtroppo, la scarsa coordinazione dei soccorsi portò alla tragica perdita di 9 civili e di 16 vigili del fuoco. Un solo uomo si impegnò per trovare una soluzione a simili situazioni di emergenza, creando la SAFE, nuovo dipartimento di salvataggio di Malibu per gestire emergenze in mare, in volo e per gli incendi. Ogni membro della SAFE è stato scelto dal capitano Al Dunnigan, vigile del fuoco, guardaspiaggia, ex militare e leader della squadra. Il primo a essere scelto dal capitano Dunnigan fu John Erickson, ex militare, vigile del fuoco e guardaspiaggia. Via! Dalla caserma dei vigili del fuoco di Malibu, il tenente Alfonso Rivera, ex aerosoccorritore militare, e Lily Maddox, vigile del fuoco. Per i soccorsi in acqua ha scelto Texas Daly, esperto nel suo campo, e Chase Robertson, guardaspiaggia. Per le operazioni aeree, Jared Taylor, soccorritore in acqua e pilota di elicottero. Capitano Taylor, la situazione è sotto controllo. Qui è la SAFE, soccorso aereo. Abbiamo un peschereccio avvolto dalle fiamme e dal fumo. Passo. Ricevuto, recuperato il primo naufrago. Fai scendere la fune. Fune calata! Attendo il segnale per tirarvi su. Dai, Ellie, porta giù! Ancora! Devo tornare dentro! Ce l'ho! Tra poco vi recuperiamo. Va bene, andiamo, andiamo! Avvolgi! Riavvolgi, portali su! C'è un secondo uomo ferito, torno dentro! Ricevuto, li trasportiamo alla clinica del Ray e torniamo sul posto. Tempo stimato 14 minuti. Negativo, il tempo stimato deve essere meno di un minuto. Ricevuto. Texas, che cosa succede? Le fiamme sono ovunque. Sto ancora cercando il secondo uomo. Capitano, qui si mette male. Lei dov'è? Sto arrivando, tieni duro. Ho trovato il secondo uomo. È intrappolato, sembra che gli sia caduta addosso una trave. Vedo se posso spostarla. Ricevuto. Ok, ce l'ho. Respira ancora. Lily, guida tu. Vado a vedere che cosa succede. Va bene. Vicino, Lily! Accosta, più vicino! Bene! Questa barca sta per saltare in aria! Dai, portiamolo fuori! Subito! Mettilo là! Vai, Lily, vai! Break the day, feel the hope rise.
Lava? Che cosa? Pulisci! Lo sto facendo! Anche il frontale. Devo lavare il frontale? Sì, e anche l'interno. Non hai mai lavato una macchina prima d'ora? Certo! Ma quello è il tuo lato, o devo rifare tutto da capo? Il mio lato? Ma che dici? Guarda che dobbiamo lavarla insieme. E quel tatuaggio? Che rappresenta? È una specie di toro. Ehi, è un longhorn. E perché è chiaro che fatto? È un long. Non è il simbolo del rock. Non c'entra il rock, è come un toro. Buongiorno, ragazzi. È un longhorn. Ehi, hey, buongiorno, Tim. Buongiorno. Che c'è per colazione? Muoio di fame, davvero. Lily sta preparando il polpettone. Cosa? Sì. Cavolo. Gliel'ho detto. Davvero? E perché non me l'ha detto nessuno? Per essere gentili. Ok, opterò per le omelette, quelle non posso sbagliarle. Altro che... Un incendio è divampato la scorsa notte sull'isola di Catalina. Poiché è scoppiato nella notte, le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato 6 ore per capire da dove provenisse. In tutta la baia di Catalina i residenti sentivano l'odore del fumo, ma nessuno ne conosceva la provenienza fino al mattino. Avrebbero potuto chiederlo al fuoco. Dovremmo far aggiungere altri canali di sport. È possibile che pensi solo allo sport? Se avessi voluto essere giudicato, avrei preso moglie. Ma grazie.
Non ti stanchi mai di compilare quei rapporti? Questo è il male minore. Pensavo che dormire in spiaggia aiutasse la tua schiena. Dormire in spiaggia allontana i brutti pensieri. E alleggerisce l'anima meglio che entrando in chiesa. The Church of the Open Sky. Andiamo. Sono già corso fino in Virginia, ho addestrato il team Seal Six, ho scalato le montagne di Santa Monica, poi ho proseguito fino a San Francisco. Tutto prima di prendere il caffè. Certo. Ho nuotato fino in Messico, jogging fino in Canada e ritorno. Poi in bici fino all'insegna di Hollywood, tanto per scaldarmi. Tutto qua? Allora perché dai l'impressione di esserti arreso? Combatto contro i mulini a vento. Lo sai, John? Ieri ce la siamo cavata per un pelo. Dovevamo avere un verricellista. Sono certo che avrai la squadra a posto. Già. Stanotte mi è successa una cosa davvero molto strana. Mi è sembrato di vedere Sara. Ero così convinto che fosse lei. Ero sulle rocce, vicino a casa mia, e ho fatto un salvataggio. Ma poi quella ragazza è scappata. Credimi, io ho visto il suo viso e ero sicuro che fosse Sara. Dovevi fermarti, John, ma tu non l'hai voluto. Avresti bisogno di un lungo periodo per riordinare le idee e smetterla con gli antidolorifici. Hai avuto un anno infernale, prima la schiena e poi Sara. Avevi bisogno di antidolorifici e ti ho sostenuto, ma ora sono un problema. Se qualcuno lo scoprisse, l'intero programma sarebbe messo a rischio. Affrontiamo questa sfida. Chi altro lo sa? Non l'ho detto nemmeno a Lois. Su, andiamo. L'incendio ha superato la linea di contenimento e si è sviluppato un nuovo fronte. Ciò ha comportato l'evacuazione sull'intera isola di Catalina di più di 100 residenti. I vigili del fuoco stanno lavorando per contenere l'incendio ormai fuori controllo. La squadra di soccorso SAFE è stata chiamata per ricercare i dispersi. Ascoltate, il vento proveniente dalle coste ha alimentato altri focolai in diversi punti dell'isola. Tutto il dipartimento dei vigili è impegnato nel contenimento dell'incendio. Un gruppo di scout femminile è stato evacuato da un campeggio sul sentiero della Trans Catalina Trail. Erano nel pieno di un'escursione. La nostra base d'appoggio è vicina al punto d'origine della chiamata. Rivera, Maddox, Erickson, voi venite con me. Il soccorso aereo resta in attesa in caso di necessità. Questo è tutto.
Mancano meno di 30 secondi alla base. Signora, si calmi e mi dica il suo nome. Mi chiamo Joe. Ok, Joe, sì. Mi ascolti. Quante persone ci sono qui? 7. Facevamo un'escursione e mia figlia non riesco più a trovarla, ha solo 9 anni. Ho bisogno che si calmi, la ritroveremo. Quello che può fare adesso è fornirci informazioni utili. Sì. D'accordo. Mi dica, dove sono gli altri? Sono dall'altra parte del bosco, la mia bambina. Va bene, respiri. Bambina. Dall'altra parte del bosco, Erickson. Oh, la mia bambina. Quartier generale Safe, sono Robertson, mi sentite? Sì, centrale, sono Maddox, passo. Ho ricevuto una chiamata d'emergenza a mezzo miglio a est dal punto in cui vi trovate. Passo. Ricevuto, mezzo miglio a est, stiamo andando. Noi pensiamo agli altri. Sì. Ci rivediamo al punto di ritrovo per il recupero, ok? Fate attenzione. Okay. D'accordo. Dov'era Colby l'ultima volta? Io guidavo l'escursione, lei era col gruppo, deve essere rimasta indietro. Che razza di madre sono, che razza di madre sono! Si fermi. Non è colpa sua, ora troviamola. Vuole aiutarmi? Sì. Qual era il luogo dell'escursione? Lei era proprio lì giù. Là? Sì, venga, le faccio vedere. Soccorso aereo, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Abbiamo una ragazzina di 9 anni che si è persa durante l'incendio. Ispezionate l'area fino a un raggio di circa mezzo miglio di latitudine e 500 piedi di altitudine. Ricevuto, inizio ispezionamento dell'area. Niente, c'è troppo fumo e un caldo infernale lì giù. Salgo di quota, aumento la visuale. Squadra dei vigili del fuoco, mi sentite? Passo. Quartier generale all'ascolto, ti ricevo. In questo momento siamo esattamente nel punto da cui è partita la segnalazione. Passo. Ho trovato il cellulare che ha mandato l'SOS. Forse sono saltati, caduti o tornati indietro. A tutte le unità, potremmo avere dei dispersi in acqua, passo. Ricevuto, restate lì. I soccorsi in acqua stanno arrivando. Chi lascerebbe il suo cellulare? Aiuto! Vi prego, venite ad aiutarci! Grazie al cielo. Sono loro. Finalmente abbiamo pregato affinché foste voi. Siamo della Safe, siamo venuti a soccorrervi. Non mi preoccupo per me. Non riesco a muovere Anna. Siamo state sorprese dalle fiamme mentre raggiungevamo gli altri. Penso di essermi slogata la caviglia. Così andrà meglio. Credo che Anna non riesca a respirare. Mi dica, questo è il suo cellulare? No, è di Charlie, è una delle nostre volontarie. Chi altro era con voi? 2 bambine e Charlie. Quartier generale, qui Maddox, mi sentite? Passo. In ascolto, passo. Abbiamo 2 feriti da portare alla base. Ci sono ancora 3 dispersi, 2 ragazzi e 1 adulto. Ripeto, ancora 3 dispersi, passo. Ricevuto. Allora, adesso vi porteremo al punto di ritrovo, va bene? Certo. Seguitemi. Che cosa stai facendo? Ti ho detto di rimanere sugli scogli. Ho paura, voglio andare via da qui. Kate è morta. No, non è morta. Oh, se non ce ne andiamo moriremo. No, non accadrà. Vorrei che mi avessi dato ascolto e fossi rimasta dove era più sicuro. Credevo che saremmo arse vive dal fuoco, ma ora sembra che moriremo annegate. Nessuno qui annegherà, sono quasi guardaspiaggia. Se tu non fossi una guardaspiaggia, annegheremmo di sicuro. Annie, ti prego, lasciami pensare. Ok, devo stabilizzare il collo di Kate. Prendi quel ramo e passamelo. Grazie. Ascolta, Annie, questi scogli possono essere veramente pericolosi. Potresti scivolare.
Devi stare molto attenta e metterti al sicuro su quello scoglio, ok? Che cosa stai facendo? Sto creando un collare per stabilizzarle il collo. E dove hai imparato a farlo? A scuola di reclutamento. Soccorso aereo Safe. Secondo le informazioni, abbiamo ancora 3 dispersi. Ripeto, ancora 3 dispersi. Passo. Colby! Colby, sono la mamma! Colby! Qui c'è qualcosa. Oh, è di Colby! Gliel'ho comprato per venire qui. Deve essere nei paraggi. Sono la mamma, Mantenga Colby! La calma, la prego. Rispondi! Deve essere qui vicino. Quartier generale, qui Dunnigan. Preparate una gettata d'acqua a 180 metri a nord da qui. La mia bambina. Coraggio. Si calmi, andiamo. Colby! Tranquilla, Kate, so quello che faccio. Devi solo cercare di restare immobile, ok? Ho paura che saltando ti sia procurata una frattura. Non riesco a muovermi, Charlie. Per ora è meglio così. Devi fare tutto il possibile per restare immobile, va bene? È troppo stretto? Va bene. Ok. Voglio andare a casa. Ci andrai presto. E voglio la mia mamma. Anch'io, Kate. Anch'io. Non riusciremo ad andarcene da qui. I vigili del fuoco sono già sull'isola. È solo questione di tempo prima che ci trovino. Fino a quel momento saremo già morte. Smetti di dire sciocchezze. Io non voglio morire. Ma no, non moriremo, Kate. Voglio tornare a casa. Ci tornerai, tranquilla. Ok, Annie, devi aiutarmi. Io vado a nuoto fino a quegli scogli per vedere se c'è una spiaggia vicina. Tu tieni Kate immobile. Pensi di poterlo fare? Bene, vieni qui. Ok, dammi le tue mani. Tienile qui. Sotto le spalle e il collo, d'accordo? Tutto chiaro? È molto importante che non la lasci per nessun motivo. Ci riesci? Sì. Grazie, io vado. Ho freddo. Ascolta, la spiaggia è abbastanza vicina per portarvi a nuoto, ma posso prendervi una alla volta. Annie, porterò prima Kate, ok? D'accordo. Bene. Non devi muoverti per nessuna ragione. Ritornerò appena avrò portato Kate al sicuro, capito? Promettimi che questa volta mi ubbidirai. Lo prometto. Brava. Andiamo, piccola. Sappiamo che mancano ancora all'appello 6 persone del gruppo di scout che aveva base a Santa Monica. 4 dei dispersi sono bambini. A incrementare la preoccupazione, ora vi sono anche raffiche di vento di oltre 70 km orari che stanno alimentando le fiamme. Ok, Kate, vado a prendere Annie. Devi rimanere perfettamente immobile. Per favore, ascoltami, potresti avere una lesione al collo. Capisci cosa ho detto? Sì, signorina Charlie. Perfetto. Tornerò il più presto possibile. Colby, sono la mamma. Siamo venuti a prenderti. Colby! Al, hai visto? Ha cambiato direzione. Quartier generale, qui è Dunnigan. Abbiamo un codice 3. Il vento è cambiato all'improvviso e l'incendio è a mezzo miglio da qui. Dove diavolo è il nostro Canadair? Sì, capitano, ricevuto. Non ci sono Canadair disponibili. Andiamo.
Ehi, come stai? Ho freddo. So che puoi farcela, Annie. Ascolta, ora nuoteremo controcorrente e so che sarà un po' difficile. Dovrai essere molto coraggiosa, d'accordo? Va bene. Dovrai nuotare con tutta la tua forza. Credi di riuscirci? Sì. Sei pronta? Dai, andiamo. Coraggio. Ho visto un bagliore sugli scogli a bordo spiaggia. Speriamo si tratti dei tre dispersi. Il tempo stimato per l'atterraggio è di 30 secondi, passo. Ehi. Sono un vigile del fuoco. State tutti bene? Forse lei ha una frattura al collo. Lo hai fatto tu? Sì, signore. Non male. È quasi una guardaspiaggia. Davvero? Mi scusi, ero responsabile per queste bambine. Ho fatto quello che ho potuto. Ottimo lavoro. Andiamo, piccola. A tutte le unità, l'incendio è aumentato. Ritornate alla base. Dobbiamo uscire da qui. Qui Taylor, ricevuto. Attendiamo il recupero dei dispersi. Tempo stimato 2 minuti. Venite! Da questa parte! Fermiamoci qui. Dove sarà la mia... Qui, capitano Danigan. Tra quanto atterrate? Tempo stimato 30 secondi. Colby! No. Andrà tutto bene. Dobbiamo sbrigarci o le fiamme ci raggiungeranno. Per favore, non posso andarmene senza la mia bambina. Respira. Regolare e con calma. Eccoli che arrivano. Preparatevi per il recupero. Prima i feriti. Andiamo! Vi prego! Aiuto! Mamma! L'ho sentita! No! Lasciatemi! Non può tornare figlia. Lì fuori, è troppo rischioso! È la mia bambina, la devo aiutare! Calmi! Non posso abbandonare la mia bambina! Non posso lasciarla! Donegan! Sta tornando indietro! La salvi! Capitano! Signore! Un momento! Mi lasci andare. Donegan! Calmi! Donegan! Donegan! Colby! 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 Donegan! Mamma! Donegan! Colby! Colby! Colby, sto arrivando!
Colby! Colby, sei tu? Va tutto bene? Ok. Oh, Colby, adesso ti porto dalla mamma, va bene? In braccio! Presa! Perfetto! Corri, Colby! Corri sempre dritta davanti a te! E non voltarti mai indietro, Colby! Mai! Telo speciale che ci terrà al riparo dal fuoco. Le fiamme sono troppo vicine. Ci alziamo in volo per perlustrare l'area. Saremo al sicuro e quando l'incendio si estinguerà, ci troveranno. Vieni qui, ti proteggerò. Il fumo si sta diradando, dobbiamo trovarli. Ho visto qualcosa. Oh no. No. Ti prego, fa che siano vivi. Oh, no.
Dunnigan! 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 L'ho trovato. Ho trovato Dunnigan. È morto. Ehi, Charlie, ti ho trovata. Ehi, come stai? I dottori dicono che sto bene, ma io non sto bene. Già, quello che hai fatto lì fuori oggi è stato incredibile. Sai, in effetti Kate ha avuto una lesione al collo. Il dottore ha detto che se non fosse stato per te, sarebbe paralizzata. Dovresti sentirti orgogliosa. Non riesco a sentirmi orgogliosa di nulla ora. È naturale. Ehi, posso fare qualcosa per te? Vuoi un passaggio? No, grazie. I miei genitori mi stanno aspettando. Ci vediamo. Ciao, Charlie. Come sta? Ha ustioni di terzo grado sul 40% del corpo. È una fortuna che sia vivo. Abbiamo deciso di metterlo in coma farmacologico per dare al suo corpo il tempo di guarire e riprendersi. Sarà un percorso difficile. Avrà bisogno di tutto il vostro supporto per farcela. Ma ora credo che dovreste andare a casa e riposarvi. Ho avvisato gli altri. Sono pronti per l'ultimo saluto.